Okay, the manager's here to take your questions on the game. Please bear with us because we do have an interpreter. Questions in English or Italian only. Thank you. My thoughts? We play against one of the biggest, really biggest candidates to win the Champions League. And we did the possible. We could get a different result, especially because of the way we played in the second half. We didn't, especially because Mr. Bonucci, Mr. Chiellini, they could go to some Harvard University to give classes about how to be a center defender. Fantastic, absolutely fantastic. He's a team that has everything. They have talent everywhere. Of course, Cristiano, Dybala, the talent they have in attack, but the quality all over the pitch. And really difficult match. In the first half, they were in control by having a lot of the ball. They managed to have the ball, to hide the ball from us, to frustrate us, to frustrate our intention to be positive in the game. In the second half, we were more aggressive, big effort by the boys, the same team that played 2 days ago, not really attacking solutions on the bench to try. No Fellaini to change the direction of the game like we do so many times. So we did the possible. I'm happy with the players. Since the draw, we knew that would be a fight with Valencia to the second position, and that's what we are going to try. Ci può parlare un attimo del suo parere della partita? Ma abbiamo giocato contro uno dei candidati, i più grandi candidati per vincere la Champions quest'anno, e noi credo che abbiamo fatto il nostro possibile. E alla fine il risultato poteva essere diverso, soprattutto nel secondo tempo, però non è stato così, soprattutto grazie ai due signori Bonucci e Chiellini, che potrebbero anche andare a dare un corso su come giocare come stop o da difensori centrali a Harvard, per esempio. Sono giocatori fantastici. Loro hanno giocatori talentuosi dappertutto, davanti, con Ronaldo, con Dybala, hanno qualità e questo è una cosa che fa le differenze, ovviamente. Il primo tempo hanno controllato il pallone, soprattutto ce l'hanno nascosto, non abbiamo nemmeno visto, hanno frustrato tutto quello che abbiamo cercato di fare. Il secondo tempo invece noi ci siamo dimostrati capaci di essere molto più aggressivi. Però ho dovuto giocare con gli stessi 11 giocatori che hanno giocato 3 giorni fa a Chelsea, non avevo molte opzioni in attacco in panchina, non avevamo nemmeno Fellaini per cambiare un po' la direzione della partita, e noi abbiamo fatto il nostro possibile. Noi sapevamo sin dal sorteggio che sarebbe stato tra noi e Valencia per essere secondi in questo gruppo, ed è quello che cercheremo di fare, arrivare in seconda posizione, secondo posto nel gruppo. Perfetto. Thank you. Jose, how far do you think United are from being able to challenge one of these top teams in the Champions League? A bit far. Years, I mean, are we talking seasons? Or what are we talking about? Juventus is champion for 7 years in a row. I think 7 years in a row. 2 Champions League finals in the last 4 or 5 years. And not happy with what they have. They want more. They want more. They had Higuain, Mandzukic, Dybala. They want more. They want Ronaldo. They had Barzagli, Chiellini, Rugani. They are not happy. They want more. They want Bonucci. And they go for the best players in the world. So big, big club with a big past, but with a big desire to have also a big future, and they put everything there. Everything they put there to try to win
I don't say that the Champions League, I think to win the treble. That's what they want, because normally they win at home. But the treble until now, unfortunately for these fellows in the other side, is our treble, not their treble. Yet, I think they are really close to do it. Quanto siete distanti di poter poi competere con una delle grandi squadre come la Juve? Ma è un po', diciamo, ma siete anni luce dietro. Ma dovete far conto col fatto che la Juve ha vinto 7 scudetti di fila, è arrivata in 2 finali della Champions in 4-5 anni, mi sa. Però non sono soddisfatti di questo. Avevano già Mandzukic, Dybala, Higuain e si sono andati a prendere anche Ronaldo. Avevano Barzagli, Rugani, Chiellini e sono andati a prendersi Bonucci. Hanno una grandissima. Allora loro vogliono andare e continuare ad andare avanti. Hanno una grande storia, però vogliono avere un grande futuro e ci mettono tutto per arrivarci. Per vincere la Champions, ma non solo, per anche per fare la tripletta, perché purtroppo anche per questi loro tifosi lì, sfortunatamente per loro, solo noi questo l'abbiamo fatto per ora. Però è questo il loro obiettivo, ovviamente. Okay, the chap at the back there. Buonasera, mister. Ciao. Vi chiedo come mai non ha fatto cambi e come mai a volte sembra aspettare una risposta dalla sua squadra, però poteva forse cambiare qualcosa. Alexis Sanchez in tribuna. Lingard in tribuna e Fellaini non l'ho visto, magari a casa, non sono sicuro se era in tribuna. Per i miei giocatori che potevano dare soluzioni diverse, non erano qui, non aveva. Avevo un ragazzo di 18 anni che non ha mai giocato con noi, che io ho pensato magari poteva giocare, però ho sentito che la partita stava con una dinamica dove noi potevamo arrivare al gol. Non è sicuro che un ragazzino che gioca per prima volta arriva e subito porta qualcosa alla squadra. Abbiamo deciso di andare fino alla fine con la stessa squadra. Why didn't you make any changes? It was almost as if you were just expecting the team out on the pitch there to do something, to react rather than make changes. Well, you have to bear in mind that Sanchez was in the stand, Lingard was in the stand, Fellaini may or may not have been in the stand, he might have been at home, I didn't see him. And the only really attacking options I had on the bench was a young 18-year-old lad who's never played in the first team before. And I didn't really think, given the dynamic of the game, that it would have been appropriate to put him on. You know, you can't expect a young kid who comes on making his debut in a game like that to be able to give you something or perhaps score a goal. So basically, that was why I didn't make any changes. We just stuck with the players that we had out on the pitch. Sorry, it's... Yeah. No critics at all. A complete understanding that the player is a fantastic professional that wants to give everything for the team. But I have to agree that his moment is not sweet, and not just with the goals that he's not scoring, but also in his confidence, in his movement, in his touch. He's not linking the game well with the team. But he's our striker. And he's a good striker, and he's a striker that we believe in. Could I play Rashford there? But then I don't have a winger, because in this moment we are in this difficult situation. So, he's a hard-working guy, he's a good professional. One day, the goal will arrive and the confidence will be back, I believe. Se lei è un po' preoccupato per Lukaku, perché da più di un mese che non segna, anche il controllo, tocco del pallone non sembra essere il massimo in questo momento. Ma sì, però non lo voglio criticare, perché io lo capisco. Lukaku è un ottimo professionista, però vedo anche io che non è proprio in un ottimo momento.
vedo che gli manca un po' di fiducia in se stesso, i movimenti, il controllo, il modo in cui poi interagisce con i compagni di squadra. Però lui è il nostro attaccante e noi crediamo molto in lui. Potete chiedermi, ma perché non fai giocare Rashford centravanti? Ma se metto Rashford lì, chi metto sull'ala? Prima o poi riprenderà a segnare, noi siamo molto fiduciosi. Ok, last question. To go to the Juventus level, yeah. Barcelona level, yeah. Real Madrid level, how can you reach that level? Man City level, how can you reach this level? With investment in the very best players. Yes. So that's the question to you. Is that what this club has to do? If it's going to have any chance of being at that level? Yes. But you're not seeing that at the moment. Mm-hmm. You're not seeing that at the moment. It's not also easy. It's not also easy, because many of the players they belong to these top teams. So we work what we have, we try to improve what we have. For example, today I think the same way I say amazing Chiellini, amazing Bonucci, I have to say Chris and Victor. They had a very positive game. I think it's the first time Victor plays a game of this. Of this dimension, Victor had a positive game. Luke Shaw, Champions League, this level of match. So, good experience for some of the boys. Rashford, Martial, Lukaku. I think is the first season he plays second because we played last season. Second season he plays Champions League too. So we work hard. We try to improve our players. But quality is quality. And again, I repeat, quality in football is everywhere. When I say quality, I don't say just the creative player, just the beautiful player. You know, Chiellini, Bonucci, beautiful. Absolutely beautiful to see. But again, I repeat, my boys, so happy with what we did. Sorry. Injury, yes. The good thing with us is that the injuries are all in the national team, always. That's true. It's true. McTominay national team, Fellaini national team, Lingard national team, Sanchez national team, all national team. Que ganamos nosotros.